calcissimo il tiro! Mamma mia che gol! Fine primo tempo tra Blue River e Satanasti Infernali. 2-0 per Blue River. Andiamo a intervistare Perrone. Riccardo, un buon primo tempo per voi. Avete concretizzato poco, però come mai? È vero, arriviamo sotto porta poco lucidi. Poteva finire con più di 2 gol il primo tempo. Siamo stati anche un po' sfortunati. Speriamo che secondo il secondo tempo riusciremo a fare più gol. Come la vedi questa nuova compagine? Ricordiamo che è una fusione tra River Plate e Blue Island, quindi perciò il nome Blue River. No, è un'idea che abbiamo avuto, diciamo, all'ultimo a tutto, di unire me, Domenico e Alessandro, che siamo dei Blue Island, con Pasquale, Crescenzo e Ciro, che oggi non c'è per un infortunio. E da qui potere degli abusivi, il miglior potere del torneo scorso. Ovviamente. Va bene, Riccardo, ci vediamo dopo, in bocca al lupo per il secondo tempo. Credi, buonasera. Andiamo dai Satanasti Infernali. 11. Ciao, cognome? Parlati. Allora, un primo tempo dove avete un po' sofferto la supremazia degli avversari, però comunque siete riusciti a non a tenerla lì la partita. Cosa mi dici? È mancato un po' di cattiveria in mezzo al campo e anche un po' di fortuna, perché l'ultimo tiro poteva entrare, però nel secondo tempo vogliamo di fare meglio. Nel secondo tempo quindi servirà? Un po' più di cattiveria, un po' più coesione di squadra, è mancato quello. Va bene, bocca al lupo per il secondo tempo, ci vediamo dopo. Ragazzi, ricordiamo il risultato: Satanasti Infernali 0, Blue River 2, ci vediamo dopo per il secondo tempo. Buon pomeriggio ragazzi, siamo qui con i migliori della partita tra Blue River e Satanasti Infernali. Alla mia destra il migliore in campo Solla, mentre alla mia sinistra il migliore della squadra sconfitta, il portiere Pugliese. Partiamo proprio da lui. Senti Pugliese, come prima partita ricordiamo il risultato di 9-0, un po' pesante come risultato, c'è molto da lavorare. Cosa ne pensi tu? Niente, non siamo forti né tecnicamente, non corriamo nemmeno, quindi bisogna correre. Almeno se corriamo può essere che giochiamo. C'è qualche aggiustamento in arrivo oppure essendo la prima avete fiducia per le prossime? Speriamo che arriva qualcuno, però cioè, basta che corriamo, se corriamo si riesce. Ok, a chi dedichi questo? Complimenti anche a loro perché comunque sono bravi. A chi dedichiamo a loro, ai miei compagni. Ok, grazie a Pugliese. Grazie a te. Passiamo a Solla, 5 gol per te, trascinato i tuoi dopo un primo tempo dove siete stati un po' stregoni. Però comunque nella ripresa vi siete rifatti, specialmente tu di davanti. Era all'inizio, ci siamo sistemati bene in campo, hanno cominciato a giocare bene. Parecchi elementi vecchi come Domenico Tagliatela sono tornati di nuovo nella squadra, quindi un riassemblaggio. Sì, è tornato per forza nella vecchia squadra. Sarnelli oggi mancante. Mancante, per infortunio, sta per la prossima giornata. Ok, senti, chi vuoi dedicare? Grazie a miei fratelli e amici. Ok, grazie a Solla. Ciao. Arrivederci.